Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele ed oggi sono qui per mostrarvi come aggiornare il vostro Xiaomi Fimi Palm, gimbal meccanico palmare che avete già apprezzato in tantissimi, ne avete comprati tanti dai miei link, se non avete ancora visto le mie recensioni recuperatele, ve le lascio linkate nella scheda qui in alto a destra. Beh, perché realizzare un intero video per l'aggiornamento di questo interessantissimo prodotto? Perché semplicemente al momento non è ancora possibile aggiornarlo tramite l'applicazione dedicata, quindi dovremo scaricare manualmente l'aggiornamento dal sito Fimi e applicarlo. È davvero semplicissimo, ci si impiegano pochissimi secondi, ma alcuni di voi hanno riscontrato alcuni problemi. C'è persino chi ha bloccato questo dispositivo senza riuscire più ad utilizzarlo. Ora vi mostrerò come aggiornarlo in sicurezza e come recuperarlo in caso fosse briccato a causa di un aggiornamento non ben eseguito. Iniziamo dall'occorrente. Ovviamente vi servirà il vostro Xiaomi Fimi Palm, rimuovete la protezione del gimbal, vi servirà un cavo di trasferimento dati, una buona micro SD e questo è il principale problema per cui alcuni Fimi Palm si briccano. Non solo Fimi Palm, succede con tanti dispositivi, ad esempio i droni. Si utilizzano delle micro SD di qualità davvero scadente, a volte mi dite che aggiornate con micro SD vecchie anche di 5-6 anni, addirittura da mezzo giga, un giga solo per aggiornare, micro SD che non si vendono più da oltre 10 anni. No ragazzi, mi raccomando, usare una buona micro SD è essenziale per la riuscita dell'aggiornamento. Perché una micro SD scadente, oltre ad avere un trasferimento dati molto lento, potrebbe anche perdere addirittura dei file durante l'aggiornamento briccando il dispositivo. Io per tutti i miei dispositivi, a partire dai droni fino alle fotocamere e anche le videocamere che ora state vedendo in questo video, utilizzo sempre la stessa micro SD perché mi ci trovo benissimo, ovvero la SanDisk Extreme Pro da 64 GB. E ovviamente vi servirà anche un PC con connessione internet. Iniziamo! Il Fimi Palm dovrà essere carico al 100%. Mi raccomando, è importante. Un'altra causa per cui gli aggiornamenti falliscono è perché si iniziano con carica già molto scarsa, quindi succede che si spengono durante gli aggiornamenti. Io consiglio, se potete, di aggiornare con il dispositivo connesso all'alimentazione. Io utilizzerò una power bank. Ovviamente non prendo mai il verso giusto. Andiamo ora ad inserire la micro SD. Accendiamo lo Xiaomi Fimi Palm. Andiamo a formattare la micro SD direttamente dal menu di sistema. Formatta. Ok. Ok. Ora mettiamo da parte il Fimi Palm, prendiamo il nostro PC e colleghiamoci al sito della Fimi, sezione Fimi Palm. Vi lascio il link qui sotto in descrizione video. Scrolliamo la pagina fino a fondo pagina, dove troveremo i download dell'aggiornamento. A noi interesserà unicamente il primo e secondo, ovvero camera firmware e gimbal, come volete, firmware. Li scaricate da qui, 1 e 2. Non scaricate il terzo aggiornamento qui in basso a sinistra, non ci interessa. Download del firmware della cam, salviamolo sul desktop. Vabbè, non lo so dire ragazzi, perdonatemi, sul desktop. Ok, salva. E scarichiamo anche il firmware del gimbal e salviamo anch'esso sul desktop, sulla scrivania. Fatto. I file sono questi due e potete installarli nell'ordine che preferite, è indifferente. Ambarabacicicocò, iniziamo dal firmware della cam andando a scompattarlo. Estrai tutto ed ecco qui la cartella. Andiamo ad aprirla. A noi ci interessa quest'unico file qui presente. Andiamo ora a connettere il Fimi Palm al nostro PC. Potete usare o un cavo USB oppure rimuovere direttamente la micro SD e inserirla nel PC. Non prendo mai il verso giusto della USB. Diamo il permesso al PC di connettersi ai file del Fimi. Apriamo la root, la cartella principale del Fimi Palm, e qui dentro andiamo a trasferirci il file di aggiornamento. Lo trasciniamo semplicemente
disconnettiamo il nostro FimiPalm dal PC, andiamo a riaccenderlo. Ecco, ha rilevato l'aggiornamento, diamogli l'ok per aggiornare. Io vi consiglio, se potete, di lasciare il FimiPalm in carica durante l'aggiornamento. Ecco fatto, aggiornamento andato a buon fine, il dispositivo andrà a riavviarsi e scegliamo la lingua inglese al riavvio. Ora ricolleghiamo al PC ed effettuiamo il secondo aggiornamento. Noi abbiamo iniziato con la camera e passiamo al gimbal, ma potete fare tranquillamente anche il contrario. Ricolleghiamolo al PC, azzeccherò questa volta. Ora noi questo aggiornamento l'abbiamo già fatto, quindi direi che possiamo anche spostarlo nel cestino. Andiamo a scompattare il secondo aggiornamento, quello del gimbal, ed eccolo qui, si è aperta già la cartella. Trasciniamo come prima il file, l'unico file nella root della micro SD del FimiPalm. Ok, ora andate a disconnettere il FimiPalm dal PC. Il Palm ha già riconosciuto l'aggiornamento, diamogli l'ok per iniziare. E andrà ora a riavviarsi automaticamente. L'aggiornamento, ragazzi, è completo quando il LED rimane verde. Come vedete però lui continua ancora a rilevare il file di aggiornamento. Intanto premete cancella per non riaggiornare. Ricollegate il FimiPalm al vostro PC e andate a cancellare manualmente il file di aggiornamento ancora presente. Elimina. Ecco fatto! Se siete arrivati fino a questo punto, incollumi, vi do una buona notizia. Avete completato l'aggiornamento del vostro FimiPalm. Per verificare comunque che sia stato aggiornato correttamente, vi basterà consultare la versione di sistema andando nelle impostazioni di sistema. Scrollate un po' il menu, andate a destra, device, info, ed ecco qui le versioni presenti del sistema. Avete finito, ma se qualcosa fosse andato storto, magari il FimiPalm si è spento durante l'aggiornamento per batteria scarica, se avete utilizzato una micro SD scadente, beh, potete ancora rimediare al FimiPalm briccato, bloccato, in un modo molto semplice. Tornate sul sito Fimi, sezione Palm, scrollate nuovamente fino alla sezione download a fondo pagina e scaricate il terzo aggiornamento, quello che abbiamo lasciato da parte. Fate download, salvatelo, eccolo qui. Andiamo a scompattare anche lui e notiamo che nella sua cartella sono presenti più file rispetto agli altri due aggiornamenti. Cosa fare? Beh ragazzi, come prima prendete il vostro FimiPalm, lo ricollegate al vostro PC e andate a trasferire tutti i file nella root della micro SD. Ecco fatto, ora spegniamo per sicurezza il FimiPalm. Ora state molto attenti, tenete premuto per 2 secondi lo stick sinistro e poi andate a tenere premuto anche il tasto di accensione. Teneteli premuti entrambi, mi raccomando. Dopo circa 5 secondi potete rimuovere il pollice dal tasto di accensione, ma mantenete premuto lo stick per una decina di secondi. Ok, rimuovete il pollice dallo stick e ora dovrete attendere che il dispositivo vada a riavviarsi automaticamente. Ok, ci siamo, ci vuole davvero tanto ragazzi, 1-2 minuti dipende tutti, voi non agitatevi, aspettate perché lui, se avete seguito la procedura che vi ho detto, andrà a riavviarsi. Confermiamo tutto, rifacciamo tutto il tutorial ed ecco qui che il nostro FimiPalm è resuscitato. Bene ragazzi, questa è la procedura di aggiornamento manuale, sia che vogliate aggiornare la cam e il gimbal, sia che vogliate
cerchiate di recuperare il Fimipalm briccato a causa di un aggiornamento non riuscito. Spero che questa guida vi sia utile e credo che sia tutto molto molto semplice, ma se avete una qualsiasi domanda su questa procedura, sul prodotto o su qualsiasi altra cosa, non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistare il Fimipalm trovate tutti i link d'acquisto con eventuali coupon qui sotto in descrizione video. E sempre qui sotto in descrizione trovate anche il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, Tech Best Deals, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate, vi aspetto! E infine ragazzi, se volete supportarci vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre live, le nostre guide sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!